questo punto tocca chiedere al Presidente Camanzi per la regolazione dei trasporti che cosa, come nel settore dei trasporti incide il passaggio share sopra. Prima si è parlato nella relazione di Uber, no? Che è stato chiesto, ma ci sono anche forme anche innovative, terziarie, anche di trasporto e di delivery di cibi e bevande a casa. In questo caso è ipotizzabile un tipo di intervento a tutela del consumatore finale, oppure questo è un campo che continuerà a lasciare probabilmente ancora svilupparsi per poi decidere se sarà possibile o meno una forma di implementazione dei diritti del consumatore. Presidente, allora ci racconti lei. Io devo dire, poi cercherò di entrare un po' più nel merito, però vorrei fare un apprezzamento per questo studio e il lavoro che Consumers Forum ha fatto, che ci ha fatto avere con un certo anticipo, quindi ho avuto modo di leggerlo e di guardarlo con attenzione. Ci sono un po' di provocazioni, ovviamente, provocazioni intellettuali. Ci sono, pronto? Mi sentite? Sì, sì. Ci sono un po' di provocazioni intellettuali nello studio, come è giusto che sia, però credo che colga, leggendolo tutto per tutti i settori, colga abbastanza bene quello che sta avvenendo nel mondo del diritto, dell'economia e alla fine dei consumatori, degli utenti, e ne colga anche gli elementi non ancora definiti, quindi il divenire. Qui stiamo messi davanti a un processo di cui i confini non sono chiari e il punto d'atterraggio è un punto d'atterraggio che ogni anno si rinnova e si va più. È questo negativo? Dobbiamo avere paura? Ci dobbiamo considerare dei globalization losers e quindi populismo e quindi paura, step back, nuova tecnologia, non l'innovazione, meglio tornare al vecchio bel mondo antico in cui ogni industria aveva la sua logica, il consumatore era chiaramente identificato, quando prendeva una bolletta sapeva cosa c'era dentro, non c'erano manovre di politica economica, di politica sociale e via discorrendo, in cui c'era la bolletta, c'erano le concessioni, il concessionario, lo Stato. È questo che, attenzione, perché voglio dire, buona parte delle reazioni politiche derivano dalla paura del nuovo. La digitalizzazione dei processi, adesso arrivo nel merito, la digitalizzazione dei processi economici e dei processi anche delle relazioni fra chi produce e chi usa, la digitalizzazione della nostra vita quotidiana, in fondo share social, ognuno di noi continuamente ha il telefonino. Io ricordo che, cominciando ovviamente dal segretario generale Chiesa, che anche lui come tutti sta digitando, ieri, no ma non c'era un esempio, ieri mi è stato mandato un filmino, il filmino di un bambino nostro figlio piccolo, al quale gli danno un telefono a rotella e lui non sa cos'è e comincia a fare così e poi prende il telefono e se la poggia all'orecchio, non prende la cornetta, prende il telefono. Allora, il telefono a rotella, chi di voi ha 40 anni l'ha usato, non è che non l'ha usato. Oggi i nostri figli fanno così, hanno il ditino e fanno così e il telefono non ha più la cornetta. Allora, chi è che ha vinto? Se c'è un perdente, c'è anche uno che ha vinto. E viceversa, se c'è uno che ha perso, la digitalizzazione fa paura, la digitalizzazione ha fatto figli e figliocci, la globalizzazione ha fatto figli e figliocci. Quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, quello che è avvenuto in Inghilterra, è il tentativo di dare una risposta agli squilibri che la globalizzazione, la digitalizzazione di tutti i processi dell'economia, cominciando da quando noi ci svegliamo la mattina,
mia moglie non guarda più la televisione sullo schermo, quindi non so cosa dovremmo pagare. Mia moglie guarda iPad, guarda la televisione su iPad e la guarda sul telefonino. Non serve più lo schermo televisivo. Se la tassa era legata alla produzione di schermi televisivi, non c'è più ragione di averla. Oppure la dobbiamo, voglio dire, bisogna cambiare questo valore. Allora, entriamo un attimino nel merito. L'analisi fatta ha prevalentemente un attacco giuridico. Io non sono un giurista, io sono presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti, che è un settore molto ampio, multimodale, che tocca, incrocia la vita nostra quotidianamente. E come regolatore dei trasporti io mi occupo prevalentemente di mercati, di organizzazione del mercato e di tutela dei diritti degli utenti che io considero normalmente passeggeri o utenti di servizi di trasporto o di servizi di mobilità. E qui veniamo, prima distinzione, trasporto è una cosa, mobilità è un'altra. Allora, da questo punto di vista, le tecnologie digitali hanno ovviamente, sono entrate pesantemente nel modo con cui è organizzata la produzione dei servizi di mobilità e la produzione e l'utilizzo dei servizi di mobilità. E allora fermiamoci un attimo, vado un po' per schemi, però così capite il ragionamento che stiamo facendo come autorità. Vediamo un attimo questa tecnologia digitale, che va classificata secondo me in tre funzioni. La prima, amplia la nostra competenza personale, ci consente di avere a portata di dito, ci consente di avere l'informazione quando è nato, che so, Renzi, quanti figli ha Renzi, quanto è alto Camanzi, perché basta andare su Google, Camanzi, hai la foto e via discorrendo. Questo è un personal empowerment, non ha nulla a che vedere con il business, però viene fatto attraverso condivisione di che cosa? Dei miei dati, condivisione di ciò che io metto a disposizione del pubblico, quindi è un megafono. Secondo uso della tecnologia è un uso innovativo, cioè innova processi esistenti, li rende più efficienti, invece di proprio utilizzare linee di montaggio, utilizza altri sistemi, quindi aumenta la produttività. Terzo impatto è quello disruptive, come si dice, cioè disintermedia, crea nuovi modelli di e crea mercato dove il mercato non c'era, perché consente di servire contemporaneamente un alto spendente americano, un alto spendente italiano, un alto spendente cinese e via discorrendo, offrendo che cosa? Una pluralità di servizi apprezzati allo stesso modo a livello mondiale. Nel vecchio mondo questo mercato non c'era, perché bisognava andare fisicamente in Cina, fare un deposito, produrre magari lì e poi andare a vendere servizi o prodotti. Quindi è disruptive, è ciò che poi fa paura. Allora, noi come regolatori ci occupiamo della tecnologia come ampliamento delle competenze personali, quello che in gergo si chiama peer-to-peer o consumer-to-consumer? No. Noi non ci occupiamo di questo, perché secondo me non va a toccare, è un empowerment del cittadino, di ognuno di noi, ma non tocca la struttura del mercato. Quindi abbiamo scelto di non occuparci. Ci occupiamo di ciò che è aumento di produttività, cioè diventa un fattore di produzione? Prevalentemente no. E allora di cosa ci occupiamo? E cosa pensiamo debba essere messa all'attenzione del regolatore e di tutto ciò che sta attorno al regolatore e di tutte le altre complesse delle autorità indipendenti? È prevalentemente di ciò che è disruptive, cioè di ciò che innova il modello con cui si fa l'economia, si produce, si utilizza, si consuma, si partecipa.
È questo il profilo che ci interessa. E quindi abbiamo, da questo punto di vista, avete visto nel nostro atto di segnalazione su Uber, che prima il dottor Chieppa citava, il consigliere Chieppa, scusa, citava, e citava anche i punti di comune sentire fra un'autorità che si occupa prevalentemente dei Sante e un'autorità che si occupa prevalentemente di Fed Ex Post. Beh, noi abbiamo fatto un piname in chiaro tondo, cioè tutto ciò che è condivisione non profilo, non commercialmente rilevante, che sia, cioè se io voglio condividere il mio posto, i miei tre posti liberi sulla macchina con degli amici per andare al lavoro, e questo non c'è profitto, non c'è utile, c'è tutt'al più una contribuzione ai costi vivi emergenti, questo è unregulated. Poi ha un profilo di altra natura, cioè dei diritti soggettivi, va benissimo, ha un profilo giuridico, quindi ha un profilo se posso portare, va bene, ma non è commerciale. Non essendo commerciale, io non lo regolo. Mi rendo conto, però siccome bisogna essere predictable, cioè prevedibili, questo è l'orientamento che abbiamo scelto come autorità. Quindi tutto ciò che è condivisione non profit è fuori dal nostro intervento, tutto ciò che usa condivisione, usa tecnologie digitali e produce e innova nel modello di business, produce reddito ancorché marginale, ciò deve essere oggetto della nostra regolazione. E ciò che è disruptive io lo vedo prevalentemente in chiave positiva. Vediamo un attimino, le tecnologie, i nuovi modelli hanno più efficienza, aiutano la crescita e lo sviluppo, rendono remunerativi investimenti o capitali che non erano remunerativi, consentono di usare meglio gli asset che ognuno di noi ha e che la collettività ha, aumentano la qualità, ma aumentano il potere degli user, aumentano il potere dei consumatori. Questo è un fatto importantissimo, perché danno al consumatore uno strumento che nessun modello di altra natura gli dà. Poi farò un esempio, quello del rating. Ma è un rating online istantaneo. La carta dei servizi del trasporto pubblico locale, che stabilisce obiettivi di qualità, è lo strumento di un vecchio modo. C'è la concessione, il tributo, quindi fai la carta dei servizi con gli obiettivi, poi fai i valori indice, ogni anno li vai a vedere, e se per caso non è raggiunto hai i penali, via discorrendo. L'utilizzo di tecnologie innovative e servizi basati su tecnologie innovative consentono un rating online immediato, quello che vediamo come utilizzarlo. Questo è un fortissimo empowerment dello user, del consumatore, e va valorizzato, va usato, va, tutto il sistema va regolato diversamente per fare leva su questo, poter poi migliorare la produttività eccetera, ma l'uso di queste tecnologie, chiamiamola della new economy, della new digital economy, basata sulla condivisione o basata su altre tecniche, e consente, allarga la freedom of choice. Nei servizi pubblici, io ho il servizio pubblico regionale, il servizio pubblico locale di linea e poi quello non di linea offerto dal taxi e dall'NCC. Questo è il mondo che abbiamo ereditato. Oggi è possibile muovermi con servizi diversi da questi tre classi? Sì. Perché non lo faccio? Perché abbiamo paura. E quindi dobbiamo regolare, non è che dobbiamo necessariamente prateria verde, ma dobbiamo consentire che altre forme diverse, innovative, di offerta dei servizi che tradizionalmente sono stato un monopolio del servizio pubblico, possano entrare. Questo è il senso della nostra posizione. Possono essere offerti, possono essere utilizzati,
con quel minimo di regolazione che è necessario. Io non faccio polemiche sull'iperregolazione o no, però accolgo molto bene il concetto che la Castra di nuovo chiede, ha espresso prima, e cioè attenzione, regoliamo ciò che va regolato. Allora, cos'è che va regolato? Fondamentalmente una cosa, la piattaforma abilitante dei nuovi servizi. È una piattaforma tecnologica, è un black box. Al momento è una scatola nera, ma chi c'è entrato dentro? Noi ci siamo entrati dentro, siamo andati a vederla, ovviamente nella logica dell'autorità dei trasporti, però chi è entrato dentro ha scoperto una serie di cose molto interessanti. Per esempio, il rating che il passeggero dà deve essere trasparentemente e sicuramente recepito e reso pubblico dalla piattaforma, cioè non ci possono essere manipolazioni. Faccio un esempio. Questo lo fa naturalmente la piattaforma? Può darsi di sì, può darsi di no. Allora mettiamoci un vincolo di trasparenza e mettiamoci ovviamente, in caso di venir meno del vincolo di trasparenza, qualche penale. Facciamo un registro delle piattaforme, perché no? Cioè facciamo un minimo di autorizzazione generale in modo tale che chiunque utilizza questo nuovo strumento di economia distribuita e condivisa sia noto, boh, perché no? C'è la faccenda fiscale ovviamente che è di grandissimo rilievo, c'è la trasparenza di chi ne ha la responsabilità, la accountability, perché comunque sono servizi abilitanti. Allora, tutti questi aspetti possono, e a mio modo di vedere, devono essere regolati. Nel mondo, cosa sta avvenendo? Vi faccio un solo esempio. Uber nasce in California, esattamente a San Francisco. Bene, se andate a prendere lo Stato californiano ha regolato due cose: la piattaforma di Uber e i drivers. Uber vive da Dio in California, da Dio. Non ci sono problemi, ha regolato la sua piattaforma in California, perché lo Stato californiano gli ha detto sì, lo fai, ma mi garantisci 1, 2, 3, 4, 5. Ben inteso, non sono ostacoli all'ingresso sul mercato, ma tutelano quelli che sono gli interessi generali di una comunità. Drivers, la stessa cosa, sono noti, si sa chi sono. Se devono avere la licenza, non necessariamente, però devono essere noti. E ci deve essere la possibilità di verificare che quel signore non ha avuto perdere di punti della patente, che quel signore effettivamente ha la patente da almeno 3 anni, o da 5, o da 7, o da 10, da quello che diciamo. Allora, tutto questo per farlo bisogna riregolare. Che cosa? Il codice della strada, bisogna riregolare i contratti di assicurazione, eccetera. Bisogna fare un'operazione di ambiente, no? Di contesto. Allora, light regulation, ma strong re-regulation. E spostare molte cose sul controllo ex post. Controllo ex post che possono fare gli utilizzatori medesimi, assieme ovviamente all'autorità competente, al sistema dell'autorità e ai meccanismi di garanzia dello Stato. Allora, se questo è su questo black box, noi stiamo lavorando, continueremo a lavorare, ma lavoriamo con un fatto positivo. E credo che questa occasione, il Consumer Forum, sia un'occasione anche per mettere insieme le energie. Allora il Consumer Forum dovesse farsi parte proponente per questo lavoro, per quanto compete noi, la proprietà di regolazione trasporto, siamo assolutamente disponibili. Vedendo in questo strumento anche ovviamente tenere conto di quello che è i diritti soggettivi, la tutela dei dati, quindi compreso la privacy sulla quale prima si è brillantemente intrattenuto il Presidente Sforzi. Due punti, due chiamiamole annotazioni.
valutazione finale. Il 26 e 27 di novembre, quindi sabato e domenica prossima, a Torino, noi faremo un evento, non è pubblicità, è anche pubblicità, ma è estremamente importante. Facciamo il primo hackathon dei trasporti in Italia. Cos'è hackathon dei trasporti? Hackathon è una crasi tra hacker e marathon. Quindi è prendere gli esperti, gli smanettatori della tecnologia digitale, che stanno fra l'hackeraggio, lo smart, cioè gli smart people del digitale, che hanno voglia di inventare e che di professione vogliono fare i garage manager, cioè quelli che tirano fuori l'applicazione e diventa poi miliardario. Mettere insieme un incubatore, che nel caso di Specie è il Politecnico di Torino, l'incubatore del Politecnico di Torino con tutta il know-how che ha, il professore di intelligenza, eccetera. Noi che offriamo il tema dei trasporti su cui lavorare e elaborare, e alla fine stanno chiusi due giorni, chiusi in una stanza, tutti quelli che vogliono venire. Spero che anche delle imprese più presenti vorranno partecipare, anche le autorità di regolazione sponsorelle, le associazioni dei consumatori, per fare che cosa? Per fare applicazioni, soluzioni per la mobilità. E domenica faremo la premiazione di chi? Di chi ha avuto le idee più smart. E chi ha avuto le idee più smart cosa prenderà? Avrà accesso ai nostri dati. Tutto qui. Non un soldo. Avrà accesso ai nostri dati, avrà accesso ai nostri sistemi, ovviamente dentro, controllo, cioè, dati che sono accessibili. E che cosa farà? Farà applicazioni, soluzioni che veicolerà con le strade che vuole. Noi gli daremo ospitalità sul nostro sito web, a gratis, ma non costa a zero. E tutto questo crea quindi un tessuto di elaborazione, invenzione, e vediamo che cos'è. Può essere un flop, può essere una soluzione. In altre parti del mondo l'hanno fatto, se fosse una soluzione positiva, ovviamente poi ne faremo altre e via discorrendo. Di solito in America sono gli strumenti con i quali l'Apple e la Google di turno si porta a casa gratuitamente l'idea e il know-how, magari da qualche 100.000 euro, insomma, per loro 100.000 euro è come per me, anche per la meglio, insomma. Però credo che sia il senso di come la regolazione debba anche farsi carico di raccogliere idee migliori e uno spirito di valorizzazione dell'utente, del consumatore, del cittadino, di ognuno di noi. L'ultima cosa, dal 1° gennaio 2017 avremo aperto il nostro sistema online di gestione dei reclami e delle segnalazioni. Questo è un passaggio estremamente importante, questo vorrà dire che online chiunque di noi che sta in un posto e che sta usando un mezzo di trasporto è insoddisfatto potrà segnalarcelo. Poi noi lo classificheremo se è meritevole di procedura, allora secondo i regolamenti di terra del consumatore, ma cosa diventa? Diventa un sistema di crowd sourcing o di crowd rating. Quindi il servizio non viene più valutato a fine anno sulla base degli indicatori di performance, ma viene valutato da chi lo usa mentre lo usa. Tutto questo è possibile? Sì, è un empowerment dell'utente e del consumatore. Sì. Costa molto? No. Ed è un modo, secondo me, di creare anche un database di informazioni che sono utilissime per le imprese. Perché non è vero che l'impresa ha l'interesse a fare i cattivi servizi. Non è vero. L'impresa ha l'interesse a fare i servizi buoni, che ne si cliente, le imprese che fanno mobilità. Quindi credo che sia un po' di pubblicità, ma anche il modo con cui intendiamo declinare concretamente il nostro impegno, la nostra sensibilità verso gli utilizzatori dei servizi di mobilità.